Salve a tutti da Augusto Bortoloni e la casa del batterista Carinola. Dunque, benvenuti al nostro primo appuntamento didattico, spero vivamente che non sia anche l'ultimo. Oggi parleremo in particolar modo di un argomento a me molto caro, le illusioni metriche. Le illusioni metriche le conosciamo tutti grazie al nostro caro maestro Gavin Harrison. Quella di oggi, quella da me presentata, io l'ho battezzata Extended Timing, ossia timing dilatato. A parte il titolo in inglese che potrebbe fare o meno molto figo, in realtà si tratta di una semplice quanto efficace modulazione sul tempo che ci permette di dare l'illusione, giocando su un groove lineare, pop rock molto semplice, su una griglia di ottavi, il pu-pu-cia. Ciao, classico che conosciamo tutti, dilatando questa griglia di ottava appunto e dando l'illusione che il groove stia rallentando in effetti. Adesso vedrete degli esempi, prima nell'ordine di 2 e 2 misure e poi nell'ordine di 4 e 4 misure. Ecco a voi gli esempi 1A e 1B. Ok, una volta presa un po' di dimestichezza con questo tipo di figurazione, possiamo rendere il tutto un pochino più gustoso, giocando sulle accentazioni. Aggiungiamo alle figurazioni che abbiamo suonato prima sul Charleston, delle accentazioni sulla griglia in ottavi, accentazioni in battere, riportando questo tipo di accentazioni anche nel timing dilatato. Ecco a voi gli esempi 2A e 2B. Ok, adesso che abbiamo preso ancora più dimestichezza con questo tipo di groove, possiamo rendere il tutto ancora più interessante giocando anche su timbriche differenti. Ossia, invece di accompagnare sul Charleston, passiamo adesso al Ride. Accompagniamo con il Charleston, con il piede sinistro, suonando una linea di quarti in battere e riportando questa linea dilatata durante le dilatazioni, sia con il ride straight, sia
sia con il ride con gli accenti in ottavi. Ecco a voi, zitto tu, gli esempi 3A e 3B. Adesso che siete diventati veri e propri maestri per quanto riguarda questo tipo di figurazioni, potete ovviamente a vostro gusto giocare sulla ritmica e ovviamente anche sulla timbrica che la vostra batteria vi può offrire. Ecco a voi l'ultimo esempio. Ok ragazzi, grazie dell'attenzione, spero che il tutto vi sia piaciuto e speriamo di rivederci al più presto, alla prossima video lezione. Ciao a tutti da Augusto Bortoloni e la Casa del Batterista. Yeah!